Carissimi amici, Riccio Incazzato è ritornato in pista dopo qualche mese di letargo. Innanzitutto un buon augurio di 2013, speravo che fosse il 2013, comunque anche in quel periodo la situazione non era molto rosea, tempo di crociate, e dovremmo anche noi iniziare a fare una crociata per liberare l'Italia da tutti i mali che ci perseguitano. E ho fatto una considerazione stamattina: se l'anno tredicesimo ci portasse fortuna una volta tanto, siamo al primo giorno di un nuovo anno e come sempre sono più le preoccupazioni che le speranze. Tanto tempo fa, nella mia lontana e tranquilla giovinezza, si brindava l'anno nuovo con allegria, perché il calice di spumante rigorosamente italiano era traboccante di speranze, di una sottile e persistente sicurezza che le cose sarebbero andate ancora meglio dell'anno appena sepolto. Morto un anno se ne fa un altro, questo è certo, ma come sarà? Le premesse non sono rose. Speravamo tutti che la profezia maya si avverasse e che il 21-12 fosse realmente l'ultimo giorno di questo schifoso mondo, ma ciò non è stato. Forse abbiamo stretto nella mano un cornetto rosso, ma sono sicuro senza tanta convinzione. Sarebbe stato meglio un bello scoppio apocalittico che andare avanti con questo tran tran che ci conduce inesorabilmente all'accattonaggio e a vivere in una tenda o sotto un ponte. Ci siamo consolati dalla mancata Armageddon sperando nell'inizio di una nuova era. In questa prospettiva abbiamo atteggiato le labbra di un sorriso di circostanza. Ma una nuova era non salta fuori bella e confezionata, deve lentamente prendere l'avvio, e noi siamo esseri mortali. Ma come ci immaginiamo questa, nuova terra promessa? La fantasia in questo spazio deserto e sconfinato è più viva che mai. Siamo giunti ad un punto di non ritorno. Il mitico gregario di Coppi, Bartali, chi non è più tanto giovane se lo ricorderà, diceva: l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. E queste sono parole sante. Un elenco delle cose da rifare mi impiegherebbe 24 ore al giorno per 365 giorni, ma puntualizziamo solo alcune megalitiche mancanze che convivono allegramente nella nostra povera nazione. 1. La giustizia è in mano ai delinquenti. Più si stupra, si uccide, si rapina, si ruba, eccetera, eccetera, più breve è la detenzione. E se si è VIP, più bella è la residenza per gli arresti domiciliari. Il governo composto di 99% di truffatori, ladri, grassatori, ci si presenta alle elezioni solo per poter avere mano libera nelle casse dello Stato, dentro cui ci sono i nostri soldi. 3. La scuola italiana, da leader mondiale, è scesa talmente in basso che oscuri paesi africani possono vantare alunni di altissimo livello culturale. Ora qualche idiota vuole introdurre l'informatica nelle aule, cosa certamente meritoria, mentre le aule in inverno non sono riscaldate, i bagni non hanno la carta igienica e le segreterie non hanno la carta per le fotocopie. 4. Le donne vengono uccise o stuprate impunemente.
i bambini violentati o gettati appena nate nel water di un McDonald's con il beneplacito della Chiesa Cattolica. 5. I governi, scusate, i giovani laureati possono lavorare non per merito di una laurea guadagnata a fatica, ma per sfacciata fortuna o raccomandazioni dall'alto. 6. Le fabbriche vanto italiano per usufruire di operai a bassissimo costo e agevolazioni fiscali fuggono nei paesi dell'est. 7. Le imprese commerciali ed artigianali chiudono perché stroncate da tasse sempre più devastanti, mentre sono l'unico settore che potrebbe produrre ricchezza. 8. La cultura, il territorio e i beni architettonici e paesaggistici, altro settore con enormi potenzialità economiche, vengono trattate come una meretrice in chiesa. 9, eccetera, eccetera, 10, eccetera, 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 eccetera. Ecco un quadro veritiero della nostra Italia al 31-12-12. A volte, per risorgere da queste rovine, ci vorrebbe proprio un cataclisma totale per poi ricostruire ogni cosa. Il vostro riccio incazzato è dovuto uscire dal suo dolce letargo perché le grida che gli giungono ogni istante all'orecchio sono assordanti e il pianto e lo stridore di denti è generale. Comunque, dimenticavo, vi faccio gli auguri di un buon 2013, o almeno illudiamoci oggi, 1° gennaio 2013, che lo possa essere.